amici, benvenuti a una nuova puntata della rubrica Console Story. Lo so, dovevo farvi vedere una console che era molto più potente, ma visto che sono entrato in possesso di recente di questa console che è uscita prima, voglio mostrarvi di questo sistema interattivo che è bizzarro, ma forse è passato alla storia per essere colui che ha inventato un po' il nuovo genere di console. È colei che ha questo controller. Chi è che se lo ricorda? Fino ad ora abbiamo visto sì delle grandiose console di successo e alcune che avevano delle ottime potenzialità, ma purtroppo vennero snobbate per via degli insuccessi commerciali e la mancata pubblicità. Ebbene, nell'ombra c'era una console che non se l'è filata nessuno e, a dir la verità, non aveva proprio un suo obiettivo preciso. Si tratta dell'unica avventura Philips nel mondo dei videogiochi. Si chiama Philips CD-i. Il progetto del Philips CD-i non è che un progetto, come forse molti di voi pensate, è nato così in poco tempo, ma in realtà tutto ciò è cominciato nel 1986, quando la Philips e la Sony avevano brevettato un nuovo tipo di CD-ROM, il Compact Disc Interactive, una sorta di CD che poteva contenere al suo interno interi libri e si poteva addirittura interagire con essi stessi e cercare di imparare. Questa era una nuova forma di contenimento dei dati all'interno del CD che poteva sembrare un'ottima idea. In pratica si poteva anche infrangere direttamente la quarta parete. C'era una sorta di partecipazione attiva del giocatore che poteva mantenere una sua sorta di interagibilità con tutto, non soltanto con i programmi educativi, ma anche con i giochi. E così, finalmente, dal 1986 fino al 1991, la console stessa nacque e arrivò nei negozi non di giocattoli, ma in quelli di elettronica, e ne furono prodotti, ve ne parlerò un po' più avanti, svariati modelli. Quando arrivò nei negozi, diciamo, stava nascendo sempre di più la moda di utilizzare il CD-ROM, che conteneva molti più dati ed era più economico da produrre, ma c'erano già state altre console un pochino prima che avevano tentato di arrivare al successo, un pochettino c'erano riuscite, come il Mega CD e il PC Engine TurboGrafx 16 col lettore CD. Ma ci furono anche altre console future come il 3DO e l'Amiga CD32 che copriranno il suo esempio, ma capirete più avanti come mai. Quando entrò in produzione questa console, non era proprio nata come console per videogiochi, era nata come grosso sistema di intrattenimento da salotto, che vi permetteva di leggere i CD audio, poi anche i CD karaoke e i programmi interattivi. Questa fu un'idea che poteva funzionare. Come? Per i primi tempi riuscì a vendere, e visto che il primo modello fu il modello Philips CD210, era enorme, era proprio un videoregistratore con lettore CD, sembrava quasi anche un antenato del lettore DVD. Come sapete, la Philips ha avuto anche il vantaggio di aver inventato gli antenati dei DVD, i Laserdisc, ma ve ne parlerò un po' avanti. Per quanto riguarda il suo standard di potenza, possiamo dire che non è molto facile interpretare quanto c'ha dentro. Allora, aveva un processore Philips SCC6870, che era discreto per l'epoca, poi aveva un chip grafico SCC66470, che era una sorta di chip molto basilare, una CPU che poteva andare anche a 32 bit, poi chip audio sonoro a 16 bit stereo, poi aveva un sistema operativo basato sul Microware OS 9, derivato dal Macintosh, poi aveva 1 MB di RAM principale, lettore CD a una velocità, ma riuscivano a entrare molti dati, e nient'altro. Questo poteva essere una potenza, diciamo, di tutto rispetto. Certo, era un pochettino di più rispetto al Mega CD e un pochettino
pochettino di più rispetto al PC Engine CD, ma non era abbastanza buono per superare il Super Nintendo, del resto non erano questi gli obiettivi primari. La console cominciò, diciamo, in un primo tempo a vendere abbastanza, facendo anche un pochino di concorrenza al Commodore CD TV. Se non lo sapete, questa è una piccola curiosità, la Philips CD-i fu in pratica il progetto originario della PlayStation, perché se non lo sapete, Sony e Nintendo dovevano realizzare prima un add-on del Super Nintendo, un lettore CD, poi decisero di realizzare la prima antenata della PlayStation e purtroppo, visto che Nintendo volle mollare tutto, Sony e Philips raggiunsero l'accordo realizzando il Philips CD-i, ma questo credo che ormai l'abbiate già capito, perché forse ne avrete sentito parlare molte volte. E per quanto riguarda la console stessa, rimase in produzione, diciamo, come sistema escluso dalla maggior parte degli altri, per non molto tempo. Quando arrivò nel 91, ebbe sì un buon successo, poi sparì proprio dalla circolazione. Ma, se non lo sapete, rimase in produzione fino al 1998, quando c'era già in commercio la PlayStation, il Sega Saturn e il Nintendo 64, console che erano 50 volte più potente del CD-i, ma almeno comunque era rimasta non tanto nella mente di qualche appassionato o dei pochi che hanno avuto la fortuna di acquistarne una. E così purtroppo finì l'avventura di Philips nel mondo dei videogiochi, e bisogna dire che se volevano realizzare una console che si fossero impegnati un po' di più, potevano ingaggiare qualche vero sviluppatore. I giochi del CD-i venivano venduti in confezioni molto anonime. Vi faccio un esempio: avete presenti le confezioni del Dreamcast Jap? Ebbene, erano così. Dischetti proprio anonimi, niente colorati, e un libretto anonimo. E i giochi, strano a dirsi, qua ce n'erano, però la maggior parte erano cagate, e i pochi giochi belli erano titoli abbastanza interessanti. Non si coprivano tutti i generi, ma ce n'erano tanti. Ma il vero dilemma non erano i giochi brutti, era questo. I giochi che erano presenti sul Philips CD-i erano non tanti, come vi ho già fatto capire, però bisogna dire che i pochi titoli che sono arrivati qua su console erano, diciamo, titoli non proprio eccezionali, erano titoli a 16 bit con qualche full motion video al suo interno e una colonna sonora su CD, riprendeva sotto tanti aspetti l'esempio del Mega CD, ma bisogna tenere presente che a volte la qualità era un po' più bassa rispetto a quella del Mega CD. I titoli che erano presenti in questa console furono Hotel Mario, che fu il titolo best seller della console stessa. Poi ci furono anche Dragon Slayer 1 e 2, che erano conversioni perfette degli originali da sala giochi. Poi c'era anche il primo Mad Dog McCree, altro laser game convertito bene. Poi c'era anche Burn Cycle, una sorta di titolo molto divertente a sufficienza, soprattutto per chi ama i giochi di avventura con elementi da puzzle. Poi ci furono anche rielaborazioni di giochi famosi, tipo ci fu Tetris, ci fu anche la raccolta Arcade Classic della Namco, che conteneva dentro anche il famoso Pac-Man, che qui era discretamente convertito. Poi ci fu anche una serie che faceva veramente cagare. Uscì qua su questa console ben 3 episodi della serie di Zelda, che sono i famosissimi Link Faces of Evil, Zelda Wand of Gamelon e Zelda's Venture. Sono 3 giochi programmati malissimo che sono diventati l'apoteosi del trash portati su console. Insomma, giochi, diciamo, mancavano, è vero, ma bisogna tenere presente che non coprivano tutti i generi, ma i pochi titoli belli che c'erano si potevano anche acquistare. Io ritengo che il miglior titolo portato su questa console sia Flashback, che io ve ne ho già parlato su Mega CD, qua su CD-i era migliore addirittura. Insomma, giochi tanti brutti, pochi belli. Nel corso della vita della console,
Hanno rilasciato svariate versioni. La versione che ho in mio possesso è il primo modello, il Philips CD-i 210, che era gigantesco. Poi venne rilasciato un altro modello della serie 400, che era molto più piccolo ed era proprio come una console. Non aveva però il cassettino estraibile, cioè aveva il cassettino ad apertura come quello della PlayStation 2 Slim. L'alimentatore non era incluso al suo interno, era staccato, e poi aveva il pad basilare, che era proprio simile al telecomando che ho in mio possesso, che era difficile da usare, ma per fortuna Philips ha prodotto dei pad cloni, quelli del Mega Drive e del Super Nintendo, che però erano molto fragili anch'essi. Poi vennero anche addirittura rilasciati per la serie 600 altri accessori professionali che potevano far diventare questa sorta di console una sorta di computer da salotto. Venne rilasciato un mouse, una tastiera e anche una sorta di lettore floppy disk. Incredibile. Ma però dovete tenere presente che la console non è che venne venduta soltanto da Philips. Ci furono anche altre versioni che vennero realizzate dalla Magnavox, dalla LG, Goldstar, poi dalla Memorex, poi dalla Grundig, da Sony, Kyocera, MBS e tante altre. In pratica, tanti grandi colossi hanno realizzato la loro versione del CD-i, ma la versione Philips è quella più famosa. E comunque, questo è quanto. Della console non è che c'è molto da dire, tranne il fatto che se volete recuperarla, prendetela piuttosto come sistema di intrattenimento da salotto che vi consentiva di fare un po' quello che vi pare. E all'epoca era una vera novità, però costava parecchio, e trovarla oggi a prezzo più popolare non è facile, perché è rara e soprattutto i pochi che l'hanno messa in vendita sono rotte. Io l'ho trovata a solo 20 euro, completamente funzionante, in un mercatino dell'usato, quindi ci vuole tanta fortuna se volete trovarla. Beh, con questo è tutto, ci vediamo alla prossima console, che sarà una console anch'essa borderline realizzata da un certo Hawkins. Ciao! Up to Your Majesty, Ganon and his minions have seized the island of Korridai. How can we help? It is written, only